BRICS, dollaro fuori dai giochi. Africa, sempre meno attrazione occidentale? Prigozhin riappare in Africa. Il viaggio interstellare continua. BRICS, dollaro fuori dai giochi. La Cina è pronta a lavorare con il Sudafrica per portare il partenariato strategico globale ad un nuovo livello. Queste le prime dichiarazioni del presidente cinese Xi Jinping in un incontro con il suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa. Xi Jinping ha fatto il suo arrivo oggi a Johannesburg, in occasione del 15° vertice dei BRICS. Oltre al leader di Pechino, sono giunti in Sudafrica il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il premier indiano Narendra Modi. Quest'ultimo, prima della partenza, aveva considerato il vertice come un'occasione concreta per discutere i problemi della regione del sud globale. In attesa di dichiarazioni ufficiali, è intervenuto anche il ministro delle finanze russo Anton Siluanov, che in un'intervista al canale CGTN ha riferito che i paesi BRICS starebbero seriamente prendendo in considerazione la possibilità di creare una valuta comune, alternativa al dollaro. Un tema centrale del vertice sembra anche il ruolo della New Development Bank, associata ai BRICS, che, secondo la presidente Dilma Rousseff, sarebbe in grado di promuovere lo sviluppo di un sistema finanziario globale più multipolare, utilizzando quantomeno il 30% di prestiti in valuta locale come rand, rupie e yuan. Sempre secondo quanto ha detto la Rousseff in un'intervista al Financial Times, la NDB starebbe attualmente esaminando le richieste di adesione di quasi 15 paesi. Al vertice sono invitati circa 70 paesi, tra cui tutti quelli africani. I leader presenti si riuniranno domani 23 agosto in due sessioni di lavoro, una a porte chiuse e l'altra in pubblico. Africa, sempre meno attrazione occidentale? Una delegazione del Ministero della Difesa russo è arrivata in Libia su invito del comandante dell'esercito nazionale libico, il maresciallo Khalifa Haftar. È quanto ha riferito oggi 22 agosto lo stesso ministero, precisando in una nota che la missione guidata dal viceministro, colonnello generale Yunus Bek Yevkurov. Si tratta della prima visita ufficiale della delegazione militare russa in Libia. L'incontro, preparato in occasione dell'undicesima conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca e del secondo vertice Russia-Africa, si focalizzerà sulle prospettive di cooperazione nel campo della lotta al terrorismo internazionale, nonché su altre questioni di azioni congiunte. E a dimostrazione che il continente africano è sempre meno a trazione occidentale, giunge la notizia che l'Algeria avrebbe rifiutato di concedere lo spazio aereo all'aeronautica militare francese per un eventuale intervento in Niger. Di fronte al diniego algerino, Parigi avrebbe poi formalizzato una richiesta simile al Marocco, ottenendo il consenso. Tuttavia, il capo di Stato Maggiore dell'esercito francese, Thierry Burkhard, avrebbe negato tali richieste. Prigozhin riappare in Africa. Il gruppo Wagner starebbe lavorando in Africa per aiutare il continente a diventare ancora più libero. È quanto ha affermato il capo della compagnia, Yevgeny Prigozhin, in un video apparentemente girato in una zona deserta del continente nero. Prigozhin, vestito con abiti militari e imbracciando un fucile d'assalto, ha ribadito che la Wagner sta conducendo attività di ricognizione e ricerca, reclutando veri eroi per rendere la Russia ancora più grande in tutti i continenti. Il capo della compagnia ha inoltre inneggiato a giustizia e felicità per tutti i popoli africani, sottolineando come la missione sia quella di perseguire l'ISIS, Al-Qaeda e altri gruppi terroristici.
Stiamo lavorando a una temperatura di 50 gradi e continuiamo a svolgere compiti che ci siamo prefissati, per i quali abbiamo garantito la nostra parola», ha affermato Prigozhin. Il videomessaggio arriva dopo circa 2 mesi dalla cosiddetta fallita insurrezione di fine giugno per una fantomatica disputa con il Ministero della Difesa russo, a seguito della quale Prigozhin venne reindirizzato in Bielorussia con la mediazione del presidente Aleksandr Lukashenko.